La strada per lo scudetto a questo punto è più impervia che mai. Il Pescara a calcio a 5 cade sul campo della Luparense, 5-2 il finale, e va sotto 2-0 nella serie. I veneti domani sera avranno in casa il primo match point per aggiudicarsi il tricolore, mentre i biancazzurri dovranno vincere per riportare la serie in Abruzzo. Ma sembra già un'impresa disperata per la squadra di Colini, che ieri sera ci ha provato, è stato in vantaggio nella prima parte di gara, ma ha pagato le risicatissime rotazioni e una carenza di energie nervose rimaste a quel finale con rissa di gara 1. Quanto accaduto in quel frangente e tutto quanto ne è conseguito nei giorni successivi, con la paventata ipotesi di non giocare, sospensione degli allenamenti, maxi squalifica dirigenti e giocatori, era ancora nella testa dei biancazzurri. Così l'epilogo della partita non poteva che essere questo. Con Colini squalificato, il vice Marzio Forte si è ritrovato ancora senza Leggero e Salas in panchina per onor di firma, e allora le squalifiche di Caputo, Borruto e Canal sono pesate ancora di più. E dire che dopo neanche 2 minuti Matirosa aveva sbloccato il risultato. Un vantaggio che il Pescara ha mantenuto per metà frazione. La Luparense, priva di Tobe e Bertoni e con Foglia preferito a Brandi nel quintetto iniziale, ha trovato il pareggio al 13° proprio con Brandi, lesto nel tap-in dopo una respinta di Capuozzo. E dopo 1 minuto e mezzo ha capovolto il risultato con la girata rapinosa sotto misura di Mancuso dopo tiro cross di Ramon. All'intervallo 2-1 Luparense. Nel secondo tempo il Pescara prova a fare di più, ma sono i padroni di casa ad allungare con il sinistro di prima intenzione di Coco al 6°. Il Pescara non riesce a riaprirla e nel finale, schierando Tenderini, portiere di movimento, il punteggio si dilata. L'estremo Miarelli segna da rinvio, Duarte timbra la rete del 4-2 e poi Mancuso fa doppietta appena prima della sirena. Gara 2 agli archivi, ora per gara 3 serve un miracolo che il Pescara purtroppo non sembra mentalmente pronto a fare.